egli disse: io lo darò alla tua discendenza. Era alla guida del suo popolo verso la terra promessa, ma ebbe una premonizione. Quel lungo e faticoso viaggio sarebbe presto terminato. Molti israeliti erano morti durante il cammino e furono sepolti nel deserto sotto tumuli di pietre. Anni e anni di sofferenza e di morte. Una generazione lentamente scomparve, sostituita da quella dei loro figli. Una volta ottenuto il perdono divino per aver adorato il vitello d'oro, il popolo di Israele lasciò il Sinai e proseguì il viaggio verso la terra di Canaan, dove sgorgano latte e miele, la terra promessa dal Signore. E Dio disse a Mosè: ti invierò un angelo che ti mostrerà il cammino, e tu condurrai il mio popolo attraverso la terra dei Cananei, degli Amorrei, degli Evei, dei Gergesei e dei Gebusei. E nel mio nome supererete ogni ostacolo che si porrà sulla vostra strada, e io vi condurrò nella terra dove sgorgano latte e miele, nella fertile terra di Canaan. Prima di entrare nella terra promessa, Dio, supremo giudice degli uomini, annunciò ancora una volta la sua volontà. Obbedirò al tuo volere e riferirò le tue parole al popolo e ad Aaron. Mosè, fratello, tu hai appena udito la voce del Signore. Sembri preoccupato. Cos'è accaduto? Aaron, Dio mi ha parlato. Tuo figlio Eleazar diventerà sommo sacerdote dopo di te. Il Signore ha detto: Aaron non vedrà la terra che ho destinato al mio popolo. Non la vedrò. Aaron ne comprese subito le parole di Dio. Egli sapeva di aver peccato. Aveva smarrito la fede in Dio. Aveva permesso al popolo di costruire un idolo, un vitello d'oro, ai piedi del monte Sinai. Si è fatta la volontà del Signore. Eleazar. Sì. Per volere di Dio, sei tu ora il nuovo sacerdote di Israele. Suo fratello minore Mosè. In principio era uno schiavo degli egiziani come noi,
Ha peccato come tutti noi, ma si è pentito. Aronne ed è il nostro sommo sacerdote. Dopo la morte di Aronne, il popolo condotto da Mosè riprese il viaggio verso la terra promessa. Quando il popolo di Israele si avvicinò alla terra del re Edom, Mosè decise di fare una lunga deviazione per evitare uno scontro con i soldati del re. Ma fu tutto vano, poiché il re di Edom aveva deciso che nessun israelita dovesse mettere piede sulla sua terra. Sotto il comando di Giosuè, il popolo degli ebrei fermò l'assalto dell'esercito di Edom. Tirate! Uomini di Israele, Dio è con noi in questa battaglia! La vittoria sarà nostra nel nome del Signore! Gloria a Dio! Giosuè si prostrò a terra e rese grazie a Dio. Ti ringraziamo, Signore, per averci concesso la vittoria contro il nemico. Mosè! È per questo che ci hai condotto fuori dall'Egitto, per farci morire di sete! Siamo allo stremo delle porte! Perché, ragazzo, sei in collera con me? Vuoi forse mettere alla prova il tuo Dio? Oh, Signore, dimmi cosa posso fare per questo popolo. Ti prego, Signore. Mosè! Io sarò con te presso la pietra di Meriba. Percuoti la pietra con lo stesso bastone con cui percuotesti il Nilo. Ne scaturirà l'acqua e il popolo potrà dissetarsi. Finalmente Mosè e il suo popolo raggiunsero il monte Meriba. Signore, in obbedienza alle tue parole, adesso percuoterò la pietra con il mio bastone. Oh, Signore. Io non vedo neppure una goccia d'acqua. Signore!